Il Museo del Grano, la vetrina racconta di Jelsi, nasce nel 2006 da un'idea dell'Associazione Culturale Carri in Cantiere. Unico nel suo genere, è dedicato alle antiche tecniche artistiche popolari che permettono di trasformare una spiga di grano in opera d'arte. In esso, infatti, sono custodite alcune delle più rappresentative testimonianze dei manufatti realizzati interamente in grano e prodotti dai cittadini di Jelsi. Situato nella parte moderna dell'abitato, il museo testimonia il profondo legame che la comunità jelsese ha con la festa del grano, che da oltre 200 anni si tiene in onore di Sant'Anna. L'antica devozione alla Madre di Maria e le celebrazioni che dal 1805 si tengono il 26 di luglio in onore della Santa si tramutano in gesti, pratiche e opere, le cui radici sono riscontrabili nella vocazione contadina del luogo. La festa del grano di Jelsi, una delle più importanti tradizioni molisane, ha come elemento caratterizzante la spiga di grano, abilmente impiegata in tutte le sue parti per la realizzazione delle traglie, antiche slitte in legno trainate da buoi e dei carri allegorici a trazione meccanica che, carichi di grano finemente lavorato, sfilano per le strade e i vicoli del paese. In tutto il periodo antecedente alla festa, il paese si trasforma in un laboratorio artistico cui partecipano giovani, adulti e bambini. Ognuno cura una fase di realizzazione dei carri e delle decorazioni. Al museo, l'oneroso compito di trasmettere la suggestione estiva durante il resto dell'anno. Ciò che le mani di giovani e anziani hanno realizzato in giochi di intrecci e colori si può ammirare nel museo, vetrina di un racconto. L'esposizione attualmente è ospitata presso un locale di proprietà privata ed è gestita dall'Associazione Culturale. Visitare il Museo del Grano è un'esperienza emozionale complessa. Odori, colori, suoni, immagini raccontano la devozione e la quotidianità di uomini e donne che con piccoli gesti manuali producono pezzi unici e irripetibili. Le opere esposte sono solo una rappresentanza dei carri realizzati nel corso degli anni e testimoniano le diverse tipologie di carri prodotti. Scene allegoriche, soggetti popolari o legati al mondo agreste, di ispirazione religiosa o richiami con l'attualità. L'esposizione, oltre ad essere molto originale per le sue caratteristiche di base, è anche molto dinamica, principalmente perché il materiale di cui sono fatte le traglie è molto delicato. Le opere variano nel numero e al rinnovarsi della festa anche la collezione si arricchisce di nuove opere. Insieme alle riproduzioni e alle traglie vi sono pannelli, quadri e fotografie disposti sulle pareti che aiutano a ripercorrere nel tempo la storia della festa e che vi faranno scoprire quanto sia prezioso e luminoso un chicco di grano.